Benedizioni cari fratelli e sorelle, oggi la domenica 21 del tempo ordinario. Abbiamo questo Vangelo, lo leggiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano, riguardò a questo, disse loro: questo vi scandalizza e se vedesse il figlio dell'uomo salire laddove era prima? E lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e non sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi erano colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo Gesù. Cari fratelli, davanti a Gesù dobbiamo scegliere scandalizzarci o innamorarci della sua missione. Prima di tutto, noi abbiamo sentito la settimana scorsa Gesù dicendo: io sono il pane della vita. Questa domenica dice: io quando verrò, verrete quando io me ne vado e torno alla casa del Padre, torno dove io sono venuto. Così sarete più scandalizzati e o scegliete di innamorarmi più di questa missione. Adesso, questa scelta è personale e Gesù gli sta dicendo: vedete, questo per capire bisogna avere lo Spirito di Dio. Non con la carne si capiscono queste parole che sono la pane di vita eterna. Per questo, per capire queste parole, bisogna che il Padre riveli a coloro che hanno questa missione. Bisogna chiedere al Padre, che rivela a molti e innamorarsi molti di questa presenza di Gesù in tra di noi e quella presenza che è stato con noi tanto tempo è venuto e rimane per noi, con noi tutti i giorni della nostra vita. Adesso, come Pietro, possiamo dire: dove andiamo senza Gesù? Soltanto tu hai le parole della vita eterna. Se Gesù ti innamora e puoi dire che credo, io ho conosciuto che sei il Santo di Dio, bisogna prendere decisioni chiare ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno scegliere a Gesù, innamorarsi di Lui e conseguentemente fare quello che Gesù faceva, aiutando i poveri, essere misericordia, e allontanare tutto quello che non è Dio dalla nostra vita. Innamorarsi di Dio e vivere nello Spirito. La carne non giova di nulla. Ciò vuol dire che non mai noi possiamo capire queste parole senza lo Spirito di Dio. Chiede questo Spirito di Dio, perché ti riveli questa presenza straordinaria, bella di Gesù con noi. Veniamo di Dio, camminiamo con Lui e andiamo verso di Lui. Scandalizzati, torniamo alla vita come prima, come questi discepoli che alla fine non hanno scoperto che Gesù era il figlio di Dio, o innamorati e la nostra vita cambia. C'è un prima di conoscere Gesù e un dopo. Scegli innamorarti. Gesù non può essere differente nella tua vita. Dio ti benedica e la Vergine Maria ti protegga tutti i giorni della tua vita, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.